Suckers. Chicken shit. Come to hell. What do you know about me and my fucking problems? Bastard! 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 Qual è il tuo letto? Eh? Ho detto dove dormi. Parliamone. Io sopra. Ma io sotto. Se io dicevo sotto? Parliamone. Bella questa canzone, eh? Che hai detto? Bella questa canzone. Anche lui mi ha detto bella questa canzone. Io l'ho ammazzato. Era mio quel cuscino. E allora? Dormo senza. Io penso che con 26, 27... massimo 28 anni, to. Tutta la cavi. Se poi ti comporti bene ti possono arrivare anche 4-5 mesi, sai. Anche 6. Anche 7. Anche 8. A uno hanno levato 8 mesi. Però se l'hanno portato... Io mi sono comportato benissimo. Proprio bene. Però mi hanno levato mesi a me. Perché? Sonny! Perché mi hanno levato mesi a me? Sonny! Sonny! Shut up! Vabbè, ma fatto così, mi hanno levato altri mesi. Sonny. Sonny.
dormi, dai, che c'è? Dai, smettila. Che c'è, Sonny? No, non Sonny, non piangere, dai. No, Sonny, per favore, non piangere, dai, ti prego. Dai, Sonny, per favore. No, dai, no, non piangere, Sonny. Dai, che sono... No, sì che sono 28 anni, Sonny, dai. Quanti anni c'ha, Sonny? No, Sonny, ti prego. No, Sonny. Sonny, non fare... Help me. Mi fa piangere anche a me. Sonny, dai. Ci parlo io, direttore. Levali 3.000 soldi, no. Sì, Sonny. Non piangere, Sonny, dai. Dio, direttore. Levali 3.000. Sonny. Ciao, Sonny. Ho lasciato il manifesto di Fausto Coppi. Stamattina, ma a casa mia non c'è più. Gli americani hanno comprato tutto, gli americani. Tutto il quartiere? Alcide. Ti ricordi di Alcide Ferramenta? Sì. L'hanno comprato gli americani e ci hanno fatto un supermercato. E così Bertolino il macellaio, Giovanni il parrucchiere. Hanno comprato tutto gli americani. E Vincenzo? Quello che aveva il cinema? Sì. Non ci andava più nessuno. L'hanno comprato gli americani. Matteo, tu vende giornali prima? Ho fatto 3 anni di galera. Sì, ma che ti ha fatto? Ho venduto tanti giornali. Sì, ma che ti ha fatto? Ho venduto tanti giornali, ma troppi giornali. Ma tanti, tanti giornali. Tanti giornali, non immagini quanti. Una marea di giornali. Ma che t'ha fatto? Ma ne ho venduti dappertutto, erano un mare di giornali. Non finivano mai questi giornali. Ma erano tanti, tantissimi. Erano troppi giornali. Troppi, un mare di giornali. Da qua, là, non finivano mai i giornali. Non finivano mai. Bisogna scegliere. Qui ci possono entrare anche 3.000 macchine. Stanno tranquille, tranquille.
Bisogna scendere. La luce. Bisogna scendere. Io là sotto non ci vado. Vai te. La tua roba sta laggiù. Sono 5 anni che sta laggiù. C'è un po' di roba mia, perché qui prima c'era una palazzina, poi hanno comprato tutto gli americani, Alcidi Ferramenta l'hanno comprato gli americani, anche Vincenzo l'hanno comprato gli americani, la gente va più al cinema, allora per forza compra tutti gli americani. Qui ci possono stare anche 3.000 macchine, stanno tranquille, tranquille, bisogna salire. Occhio ragazzi, ho fatto 5 anni di galera io, non mi hanno levato neanche un mese. Comunque la roba la lascio a voi. Mica me ne frega. Tanto ormai. Quella. La lambretta la lascia a te. Vecchio stile. Bene. È stato un piacere. Sarà per un'altra volta. Spengo. Monica, Romeo. No. 5 anni di reclusione, rapina a mano armata, nato a Firenze il 17-5-55, scuola d'obbligo regolare,
scuole superiori interrotte. Sì, perché a quel tempo mio padre e mia madre avevano dei problemi. Lascia stare questo scuso idiota. Servizio militare nel 76, casarsa della delizia, interrotto. Sì, perché ha avuto un problema nel periodo invernale, allora non ho... Lasci stare queste scuse idiote. Sposato nel dicembre 78 con Gertrud Spanz della Germania, comunista, comunista. Gertrude? Separato dopo 4 mesi. Sì, perché era lei che parlava straniero, non ci si capiva. Lasci stare. Queste scuse idiote. Il bambino è nato... Il 31 agosto del 79. Lo sappiamo, sappiamo tutto. Casa Monica? Lorenzo. Bene, mi dica. Allora, che cosa è venuto a fare fin qui? No, niente, volevo sapere un attimo informazioni su Lorenzo, mio figlio. Volevo sapere come stava, se stava bene, se stava male. Insomma, come sta? Le hai detto suo figlio? Sì, Lorenzo. C'è scritto là sulla televisione. Lei, per la legge italiana, non ha più figli. Non ha mai avuto nessun figlio. Lorenzo, lo devi dimenticare. Io posso anche capire un padre che... I sentimenti di un padre. Io comunque le voglio dire che il piccolo Lorenzo sta benissimo. È stato adottato 4 anni fa da una famiglia sana che non conosce la galera. Che non ha mai rapinato nessuno. Che non ha mai fatto 5 anni di galera per rapina a mano armata come lei. Un padre e una madre che lo hanno accolto tra le loro braccia. Alla loro casa con un figlio vero. E lei adesso, dopo 5 anni, ha il coraggio di venire qui e di chiedere dove sta, come sta. Io li conosco, quelli come lei, li conosco benissimo. Scippano, si drogano, rapinano e poi dopo 5 anni si ricordano di avere un figlio. È troppo tardi, mi dispiace. Prima. E comunque, lei, suo figlio Lorenzo, non lo vedrà mai più. Io non le dirò mai dove sta. E adesso per piacere se ne vada. Lo sa perché te tu sei una troia? Perché non tu sei mai stata una troia. Io ero venuto qua solamente per sapere come stava. E tu mi parlavo di scippi, di rapine, di carceri, ma che ne sai? Eh? Che ne sai? Comunque ti racconto una cosa. Com'è che mi chiamo? Casa Monica Romeo. Nato a Firenze il 17 maggio del 55. Scuole superiori interrotte. Servizio militare a Casazza interrotto. Dov'è Lorenzo? In Giappone? Io vado là, lo prendo e me lo porto via. Dov'è in America? Io vado in America, lo prendo e me lo porto via. Dov'è in Russia? Io vado lassù, lo prendo e me lo porto via. E anche se dove si fa scippi e rapine e atti 5 anni di galera, io le rifaccio, perché tanto io vado là, lo prendo e me lo porto via. Se ne vada. Thank you.
Non ce la fa. Non ce la fa. Scendere tutti, rimangono in vettura, i vecchi, le donne e i bambini. Love, love, man, love, love, man, love, love, man, the way. Love, love, man, love, love, man, love, love, man, the way. Love, love, man, love, love, man, love, love, man, the way. Io alloggio in locanda. Fa caldo, eh? Lui mi sembra una persona in gamba. Intelligente, per bene, dice sempre buongiorno e buonasera, sempre buongiorno e buonasera. Però, boh. Come però? No, per carità, mia per dire male, per l'amor di Dio. Uno dice sempre buongiorno e buonasera,
Giovanni, che ne pensi dello Stato Rifugio Paradisia? È alto. Sì, ma che ne pensi? È alto. È alto. Che fa, lavora? Sì, lavora. Però... Lavora o non lavora? Ecco, non si può dire proprio che lavora. Sta a montagna. Cerca un animale. Che fa lui là su montagna, Giovanni? Cerca la bestia. Sono 3 anni che cerca la bestia. Cerca la bestia. Per lavoro cerca la bestia. Cerca lo stambecco bianco. Tanto non lo trovano. Zitto te! È venuta 3 anni fa con la moglie per cercare lo stambecco bianco. Tanto non lo trovano. Zitto te! Sono bravi, sono brava gente. Peccato però che... Lui, che ha detto lui? Chi lui? Giovanni, ma te lo conosci? No. E te? No. Non conosce nessuno, insomma. Ci ho parlato una volta io con sua moglie. E lei tipo è? Per carità, non per parlarne male, ma... È brava, è brava. Ma te la conosci? No, però è brava lo stesso. Io la vedo passa sempre per la strada. Anche lui passa ogni tanto per la strada. Sì. Una volta passa lei... A volte passa lui, a volte passano tutti e due insieme. Il bambino passa mai? Quale bambino? C'hanno un bambino, no? C'hanno un bambino, Giovanni? Boh. Boh. Lo Stefano, che c'hanno un bambino lì di rifugio. Sì. Hanno anche un bambino. E come sta? Benissimo. Benissimo. Insomma, con un padre sempre in montagna. Buongiorno e buonasera. Una madre passa in paese. A volte passa insieme con il marito. A volte passa il bambino da solo. Alle volte non passa proprio nessuno. Che bella vita in questo paese. Dio ci sta mia bene. Ce l'avete una stanza per questa notte? Una birra. Detto di no. Dai, per favore, smettila, eh? Io non la smetto affatto. Scusa, non ne possiamo parlare a casa? Andiamo a casa. Non vengo a casa, vattene.
adesso vieni a casa con me, hai capito? Non vengo. No. Ciao Celeste. Ciao. Romeo. Senti, voglio restare sola. Scusami per stamattina. Non so cosa mi è successo. Sì, ma non ti devi preoccupare. Perché a me capita giorno sì, giorno no. Quando trovo una ragazza in paese la guardo come per farle aprire di seguirmi. Allora lei mi segue. Io sento che lei mi segue. Allora entro in un viola, poi in un altro viola, poi in un altro viola ancora. Poi mi fermo, mi lavo le scarpe e comincio a accomodarmi il tacco. Mi arriva che fa caldo stamattina, buoni con uno stiappo e si è mai levato. Non ti preoccupare, mi apre la camera un giorno sì, un giorno no. Tutto dimenticato? Dimenticato. Senti, posso restare un attimo? Perché ti do di una cosa abbastanza importante. E io vengo da... ci ho messo due notti per venire qua. Infatti sono arrivato dopo due notti, precisa. Quando sono arrivato, insomma, mi sono guardato un attimo intorno. Carina. Però mi sono un po' informato, ho fatto qualche domanda, ho fatto una piccola indagine mia. Ora magari ti dirò una cosa che ti sembrerà un po' inoforte come genere. Anche perché magari io fisicamente non ti sembro uno. Invece. No, io volevo dirti che. È forte, come cosa però. No, io volevo dirti che. Che io sono. Voi fate bene a litigare. Fate bene a litigare. Che io la mix donna non si litigava mai, Geltrude si amava. Un po' perché lei era... No, anch'io ero un po'... Insomma, non ci s'amava, capito? Stringi, non ci s'amava. Un po' perché lei era straniera, un po' perché io non capivo, insomma. Aspetta, ti faccio una cosa. Ecco, vedi, questa è Geltrude. Carina. 22 anni allora. E questo bambino chi è? Il bambino? Il nostro figlio. Maschio? Molto. Tu non hai figli, vero? Sì, uno. No. Lorenzo, ha 6 anni. Lorenzo? Beh, per nome Lorenzo, è un bambino maschio. Ti assomiglia però. Fa vedere. E il bambino con chi sta? Con sua madre? Sì, per forza. Anche perché lei tempo fa se n'è andata. Infatti un giorno sono tornato a casa. Geltrude. Ho capito, non c'era più. Infatti andava via lontano. Oddio, ogni tanto mi viene in mente andare a trovare il bambino. Però non devo trovarlo. Sulle Alpi. Ciao, io vado a letto. Ciao. No, vado a casa. Say bye to somebody for the fun of somebody the world by the way. As I sound the low, and I wanna make the song my body follow one way. And so I'm to say, oh my, the way to serve my mind. Do what I love, do what I love, do what I love.
facendo qui? Campeggio dai 28 a 28. Proprio qui deve fare campeggio? Eh? No, dico, lei ha intenzione di lasciare la sua tenda proprio qui? Qual è il problema? Sono 3 anni che lavoro qui. Ho delle macchine da presa nascoste puntate proprio qui. E allora? Io sono un ricercatore. Studio il comportamento degli animali. Se lei mi lascia la tenda qui, mi fa da spaventapasseri. Se lei invece potesse scendere a valle almeno un 200-300 metri, tanto per lei fare campeggio qui o farò giù, è la stessa cosa, no? Io posso continuare a fare il mio lavoro. Cosa ci passa qua? Un animale. È lo stambecco bianco. Ne nasce uno ogni 400 anni. Vabbè, mi sposto, eh. Grazie. Chi è? Chi è? Spegni quella luce. Chi è? Spegni questa luce. Ah, sei te. Sta zitto. Perché? E parla piano. Che c'è? L'hai sentito? Sì, il cavallo. Ma che cavallo? E lo stambecco bianco. Quello esce solo di notte per andare a bere giù al laghetto. Lui di giorno non può uscire. Gli fanno male i raggi del sole. È albino. Da quanto? Da sempre. Incredibile. È nato così. Te l'ha visto mai? Mai. Io l'ho sentito, e lo intenda. Il vento è andato via. La lampada si è spenta, allora io ho capito che c'era qualcosa. Che? È lui. Questo è lui. Sento un galoppo lontano. Questo è proprio lui. Vai laggiù verso quel sentiero. Lo vedi quell'albero? Sì. Vai laggiù, ma basso. Vabbè, piano, sì, vado, vado. Silenzio! Manola! Più in là, più a destra! Ma dove? Ma giù al sentiero! Ma facci basso! Basso! Più basso! Basso, basso! In avanti! Ma dove vai? Più in là! A sinistra! A sinistra! Verso quell'albero! Quale? Ma quello! Spegni quella luce! E allora come faccio a vedere l'albero? Sono tutti uguali con gli alberi! Tutti! Quello! E spegni quella luce! Quale? E vai a quell'albero! Questo. E stai fermo lì! E non ti muovere! Io mi chiamo Romeo. E te? Sta zitto! Non ho capito, come ti chiami? Sandro! Ma stai zitto! C'è vicino a te. Dove? C'è una piccola luce rossa. Cos'è? Non vedo niente io. Ah, no, no, no. È sparita. Meno male. Si è riaccesa. Quella piccola luce si è riaccesa. Ma cosa stai facendo? Sto fumando.
Sandro, era la sigaretta. E quando l'aspiravo si accendeva. E quando l'espiravo si spengeva. Allora faceva quel gioco di luci, veniva, andava, veniva, andava. Vuoi stare zitto? Sandro! 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 Che vuoi? L'ha preso? Ma cosa dici? Se tu lo vedi, dimmelo, facciamo scherzi. Stai zitto! Sandro! Sandro, c'è un rumore accanto a me. Sandro! 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 Romeo? Eh? Come ti senti? Tutto rotto. Ma che è successo? Alessandro ti ha trovato abbracciato un albero svenuto. Ma che mi è passato addosso? Un camion rimorchio? Eh? Un animale. Lo stomaco bianco? Ma l'ha preso? No, ma che? Non l'ha neanche visto. Questa è la camera di Lorenzo. Sai, stanotte così all'improvviso ti abbiamo sistemato qui. Vuoi che ti porti un caffè? No. Ma perché non resti a letto? No, no, mi alzo. Non si piega, ma mi alzo. Va. Questo era un rifugio. Ci veniva tanta gente. Era divertente, sì. Arrivavano le persone più strane. Si cantava, si ballava, si mangiava tutti insieme. Poi piano piano non è venuto più nessuno. Boh. Ecco. Grazie. Quanto? Bambino? È in vacanza, torna fra una settimana. Colonia? No, le nonne al mare. Sa nuotare? Benissimo. Thank you.
ti senti? La gamba. No, perché stamattina non mi sono svegliato. Ho sentito un dolore forte, forte qui dietro la schiena, no? Però lì per lì non è che ci ha fatto parecchio caso, anche perché a volte succede. Poi è arrivata Celeste in camera. E allora mi sono alzato e il ginocchio non si piegava proprio. Non si piegava. Perché si vede quando l'animale mi ha colpito, prima mi ha sollevato, no? E poi mi ha sbattuto contro l'altro, perché Celeste mi ha detto che tu mi ha trovato un attimo. Perché ti ha colpito di dietro. Ti ha colpito col muso, non con le corna. Sono fortunato, infatti. Non è che c'è qualcosa di rotto, Alessandro? Perché non lo portiamo in ospedale? No, niente, no, ragazzi. Ho sempre sofferto di ginocchio sin da piccino, insomma. Passa. No, peccato, perché a questa vacanza ci tenevo parecchio, insomma. Da 5 anni non prendiamo la vacanza. Comunque, andiamo a vedere. Sarà per un'altra volta. Sandra, scusi, disturbo. Celeste, che bella deliziosa. Ma dove vai? Tu devi stare fermo con questa gamba. Lo sai che devi stare fermo? E devi tenerla dritta. Sì, aspetta. Piano. Madre. Tutta colpa mia. Ma perché non chiamiamo il dottore giù in paese? È anche un tuo amico. No, adesso passa. Ma datemi retta, chiamiamo il dottore. Che faccio, chiamo il dottore? No, ma che dottore? Passa proprio, un pizzico. Mettiamoci un pacco di ghiaccio allora, così si sgonfia. Ma non è gonfio. Non si gonfia. La tenda? Distrutta. C'è rimasta la padella e il fornellino. Vabbè. Allora la vacanza è proprio finita. Ora vado giù in paese, piglio l'autobus e me ne vado. Ah! Romeo! 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 Dove vai? Fermati! Madonna. Tu devi stare seduto, va bene? Senti, te lo portiamo all'ospedale, lo chiamiamo un dottore e lo facciamo stretto. Qualcosa bisogna fare. Allora che facciamo? No, anche perché a questa avanza ci tenevo parecchio, insomma, io. Era tanto e... Non è che avete una stanza affittare voi per caso? Perché prima Celeste mi diceva che questo era un rifugio dove si cantava, si mangiava, si ballava tutti insieme. Dai 28 ai 28. Vuol dire anche meno perché con i ginocchi andavo. Per mangiare non c'è problemi, eh? C'ho la padellina e il fornellino, mi metto un angolino, non ho nessuno io. Zitto, una mosca. Poi appena passi il mal di ginocchio posso dare anche una mano. Perché mi rendo conto che la montagna è bella se uno la vive in prima persona. Mettiamogli una fascia. Thank you.
Una dama. There's a note there. Oh, did I? Oh, not a note. Oh, I don't swear, no. I don't have a note there. Allora, sei pronto? Non vengo. Perché? Non vengo perché sono stanco. Sei pronto? Non vado. Perché? Non vado perché sono stanco. Allora non vai? Non ci vai. Stanco. Dove ti arriva Lorenzo? Mi raccomando, fatti trovare. Non vengo. È la notte giusta, c'è la luna. Salutamela. Arriva Lorenzo. Sì. Contenta? È quasi un mese che non lo vedo. Sai, conosce lui qui è diverso. Sono contenta che tu lo conosca. E chi assomiglia? Quando è nato assomigliava a Alessandro. Poi tutti hanno cominciato a dire che assomigliava a me. Adesso chissà. I bambini cambiano. Devono cambiare. Fumi? Ogni tanto. Certo è bello qua, però. Bellissimo. Ci sto bene per questo. E Lorenzo qui ci vive bene. Cresce sano, bello, robusto. Io voglio essere contenta. Voglio che Alessandro sia contento. Tante volte spero che lo stambecco bianco non lo trovi mai. Ho paura che una volta trovato. Ma che succede? Boh. Poi mi pento però. Penso a Lorenzo. Io voglio. Mi piacerebbe che. Che Lorenzo venga su senza troppe paure. Alle volte basta un piccolo spavento per sciupare tutto. Io, per esempio, per un po' di tempo ho avuto paura di non poter mai avere un figlio. E adesso, invece, per carattere sono una che lo vuole controllare, seguire. Però mi rendo conto che quando lui non c'è sono preoccupata.
però faccio finta di niente. In vacanza se l'è cavata benissimo. Mia madre mi ha detto che è già un ometto. A 5 anni già andavo in paese da solo. I primi tempi lo seguivo. Mi nascondevo dietro cespugli per spiarli, se se ne accorgeva. Ancora adesso mi viene di spiarlo. Da noia? No, anzi. Posso farti una domanda? Certo. No. Dai, falla. No, meglio di no. Dai, falla, forza, falla la domanda. Perché sei venuto in vacanza adesso? Lo sapete la verità? Sì. Tutta? Sì. Tutta fino in fondo? Sì. Ho fatto 5 anni di galera per rapina a mano armata. Quando sono uscito sono tornato a casa, ma la mia casa non c'era più perché l'abbiamo comprata gli americani. Poi sono passato in mezzo a 500 barboni punk e mi guardavano e mi cantavano. Barboni punk? Barboni punk. Poi ho incontrato una donna terribile e mi ha detto: io riconosco quelli come lei, se ne vada. E allora ho capito che solamente venendo in paradiso mi poteva tornare il sorriso. Sì, ma io ti ho fatto una domanda seria. Perché non ci credi? Ma Barbara, tu scherzi sempre. Comincia a far freddo. Mm. Io vado a letto. Ci vediamo domattina. Ciao. Ciao. Ho visto anche i delfini. Ah, sì? E com'erano? Grossi e grossi. E facevano... Questa è la zona. Lui sta salendo sempre più in alto. Intelligente, sai. E fa di tutto per fregarmi. Tu pensa che è stato capace di regolare la sua vita in modo da potersi muovere dappertutto, però senza che nessuno lo noti. È straordinario. È straordinario perché questa sua grande capacità di sopravvivere è imparata giorno per giorno, da quando è nato. Da quando la madre l'ha visto bianco
e l'ha cacciato via dal gruppo. O moriva, o diventava... Alle volte ho la sensazione che le mie ricerche lo facciano divertire. E se Ossambecco Bianco non ci fosse davvero? Fa di tutto per farti credere anche questo. Romeo? Non lo so, non si è visto tutto il giorno. Ragazzi, a posto, forza, a posto e silenzio, dai, a posto. A posto, forza, silenzio, dai, a posto, ok? Contrabbasso, sassofoni, negri, maracas, batteria. E a, e tu, e ande tre, be. E la notte si va via, si va via come te, tu sei dolce più carina. Che più dolce non ce n'è, più del sole e della luna, tu risplendi assai perché il cuore è una fortuna, che il più grande non ce n'è, mentre splende il tuo sorriso, il mio corpo vibrerà, io raggiungo il paradiso. Io raggiungo il paradiso mentre il cuore canterà la canzone dell'amore che è più dolce di un babà. E la notte si fa fina come te. Tu sei dolce più carina. Ciao Celeste. Come mai sei sparito? No, che sparito? È che ieri avevo un appuntamento con un tizio qui in paese e poi si è fatto tardi, sicché ho preferito dormire in locanda. Simpatici ragazzi a locanda. Ma te che ci fa questo in paese? Sono venuto a cercarti. Anche con Alessandro ci siamo domandati dove eri. Poi è arrivato Lorenzo. Ieri sera l'abbiamo festeggiato. No, che sparito? È che ieri avevo un appuntamento con un tizio in paese e poi si è fatto tardi, sicché ho dormito in locanda. Simpatici ragazzi a locanda. Ma te che ci fa questo nel paese? Cos'hai, Romeo? No, è che quel tizio poi non è arrivato, sicché sono qui a aspettarlo ancora. Vabbè, io vado su. Vieni con me? No, aspetta un altro po', grazie. Ti aspettiamo per cena? Ti aspettiamo per cena. Romeo? No, sto scherzando. Vai, soltanto ci vediamo dopo, ti aspettiamo per cena. Ci vediamo dopo. Ci aspettiamo. Ciao. Ciao.
Ciao, Romeo. Ciao. Dove sei stato? In paese. Sei venuto su a piedi? Sì, l'ho fatto apposta perché ho scoperto una cosa incredibile, Alessandro. Che cosa? La montagna è superiore. Più tu sali, più è superiore. Cosa stai dicendo? Se tu fumi una sigaretta in montagna, il polmone assorbe. Alessandro, in montagna il polmone gode. Romeo? Domattina vieni con me? Sì, però partiamo presto, eh? 4 in punto. Cominciamo a dire all'11 e mezzogiorno perché sennò non se ne fa di niente, eh? È arrivato Lorenzo. Ah. Ciao. L'abbiamo aspettato, ma pensavamo che non arrivassi più. No, è che ho fatto tardi perché... perché il tempo è passato, me ne sono accorto. Ti porto la minestra. Ah, grazie. Piace? Buono. Ci avrei messo un po' più di sedano. Poco a poco. Ti taglio il formaggio. Ah, grazie. Sei Romeo? Perché sei arrivato tardi? Perché avevo un appuntamento in paese e un tizio, allora ho dormito fuori. Lo sai che l'aquilone non vola? Come? Ho detto che non vola. Ah, grazie. Porto il pane anche lì. Sei forte tu? L'hai ammazzato te il gallo? No. Ho saputo che sei stato un mese in mare. Chissà quante bagnette hai fatto. Anche io da piccino andavo sempre in mare e buttavo sempre le patine. Simpatico però, eh? Quando incontro delle persone nuove è sempre un po' diffidente. Mi ci vuole un po' di tempo per fare amicizia. Non mangi? No, e se loro arrivassero tutti intorno alla casa con gli occhi grandi grandi, tu che faresti? Io li mando via. E se loro mangiano gli spinaci? E noi mangiamo chiodi. Se loro mangiano i martelli? Non si mangia un treno a vapore. E se loro mangiano i fulmini della montagna? Non si mangia 7200 parafulmini. E se loro mangiano il ghiaccio dei ghiacciai? Noi si mangia
le strade che salgono in salita. E se loro mangiano la catena dell'Himalaya, noi sai che si fa? Zitti, zitti, si mangia la bicicletta di Fausto Coppi. Si è addormentato. Dammi la porta a letto. No, lo porto io. Perché pure mamma magari di travaso si sveglia, lo porto io. Dorme. Si fa che non dorme. Posso fare una domanda? Sì. Ma ti sei sposato? Certo. Peccato. In pace, la Santa Messa è finita. Andiamo ragazzi, forza, andiamo, via, andiamo. Andiamo a giocare? Sì! Stasera in paese c'è una festa bellissima. Ah. Perché in queste montagne si festeggia l'ultima notte d'estate. È una festa antica. I vecchi dicono che serve a scacciare la paura dell'inverno. Per questo è una notte un po' magica. Anche i desideri più pazzi, più impossibili, questa notte si possono avverare. Se io volessi baciare la luna, questa notte la potrei baciare, ma solo questa notte, perché quando sorge il sole arriva l'inverno. Questo lo dicono vecchi. Sì. E te ci credi? Sì. Ci credi? No. Ci credo o non ci credi? E tu? Che c'entro io, scusa? Dai! Sai che piace molto a Lorenzo? Per forza. Perché? Lo dicono vecchi. Stasera alle ore 21:30, gran ballo di fine estate! Canterà per voi la straordinaria, fantastica banda! Troia! Sta zitto! Troia! Sta zitto te! Banda e suoi Tigrossi, ricordate! Forza, dai, vai. Sta attento, eh.
fatto? Quasi. Scendi, vai. È cascato il cerchio. Sì. Madonna, ora ti piglio io a te, eh. Non mi vedi? Non mi vedi? Non mi vedi? Buongiorno. Ho prenotato telefonicamente una camera 2 giorni fa. Sì, una singola. Però non c'è il bagno. Non importa, tanto dormo una notte sola. Grazie, Romeo. Di che? Niente. Ma poi per l'altro a me non è che ballare, ma sempre... sto io l'altro. Andiamo, Celeste! Divertitevi, eh? Thank you.
Questa è l'ultima notte di stare? Sì. La vedi la luna? Sì. Buttali un bacio. Buttali un bacio. Bacia la luna, dai. Bacia. Buttali un bacio. Basta, andiamo a letto. Che ti preparo il termos? No, 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 se no li svegliamo. Perché ridi? Come si chiamava quello che cantava? Wanda. Wanda e i suoi tigrotti. Seek your soul, love and faith.
star. You are a anni di galera per rapina a mano armata. È uscito da qualche settimana. Non è di certo un tipo raccomandabile, brutale. Ma io non dico questo per spaventarvi. Lui non sa niente. Non potrebbe trovare questo indirizzo e quindi non può rintracciare il bambino. In casi di questo genere riteniamo sia bene informare i genitori. Qui. Intendiamoci, la legge dalla parte vostra. Voi siete a tutti gli effetti i veri ed unici genitori di Lorenzo. Lui non può fare niente. Ecco, ve lo lascio. Casa Monica Romeo. Non dovete preoccuparvi. Di questo tipo di gente noi ne vediamo tanta tutti i giorni. È gente che non vede mai il giorno. A quest'ora potete trovarli in una bettola. Si sta drogando, ubriacando. Oppure è di nuovo in galera. Ma l'avete visto da qualche parte, qui intorno? No. Allora, tutto bene. Il bambino sta benissimo. La casa è bellissima, il posto è splendido. Vi ringrazio del caffè, ma io devo andare perché vado sempre di fretta. Arrivederci, arrivederci. L'accompagno. Sai tu, Sefe? Chi sono? Madonna, te tu sei Lorenzo. Andiamo. Io. Voilà.
Vorrei parlarvi un attimo, se possibile. Lorenzo, vai in camera tua. No, perché? Lorenzo, vieni qua, dai. Dai, senti anche lui, vieni. Vieni qua, qua da me. Dunque. Lo so che ci rimarrete un po' male. Anche perché ve lo dico così all'improvviso. E di solito per di certe cose ci vuole un po' di preparazione. Uno prima prepara e poi piano piano lo dice. Però da parecchi giorni ci stavo pensando e non ho avuto il coraggio di farvi fare l'idea. Le idee, si sa, vanno e vengono, no? Come nuvole. Insomma, io... volevo dirvi che... Io me ne vado. Non perché ci stavo male, ci stavo benissimo qui, benissimo proprio. Però vedo tra 28 e 28, ormai siamo arrivati ai 29, un giorno l'ho ben rubata il mio lavoro. Mi aspettano giù. Chissà come sarà la mia casa. Anche perché sono un po' cialtrone, se vado dentro in casa butto io tutti i vestiti per dare. Poi parto sempre così all'improvviso senza pensarci tanto, No, parto senza pensarci tanto. Magari giù qualcuno mi starà aspettando. Ma... comunque c'è da preoccuparsi, Però, se io rimanessi e 29 diventassi 30, poi 31 e poi il primo di mese che viene, qualcuno potrebbe preoccuparsi, qualcuno potrebbe telefonare. Pronto Romeo, perché io tutt'ora, Anzi, fatemi un piacere, se qualcuno telefonasse, dite io mi avete visto. Sono terribili laggiù, precisissimi. Davvero? Precisissimi. Your pain.